Nella gara di andata che aprì la stagione a Calbi, dopo la sconfitta in esterna sul campo del Ceravezza, l'Anianese, prossimo avversario della Marignanese Cattolica 1923, si impose per 2-1. Una partita non senza polemiche, diversi errori arbitrali costarono turni di sospensione alla direzione di gara e anche tante recrimini. I gol di Cocco e Giordano lanciarono i neroverdi verso il successo, ma i giallorossi rientrarono in partita con la prodezza di Zanni, mangiandosi le dita per un rigore sbagliato da Mannuzzi e soprattutto per un'incredibile svista arbitrale si videro annullare i gol del pari per una carica sul portiere mai avvenuta. A distanza di un girone l'Anianese fa la capolista a pieni titoli, meritando la leadership del torneo. Dopo due derby per testare capacità e situazione, Maurizio Galli, eterno secondo, per la terza settimana di fila siede sulla panchina della Marignanese Cattolica. L'esame più duro lo aspetta con la capolista, ma i tre punti con Forlì e soprattutto l'impresa sfilata a Rimini hanno convinto il club a dare un'altra possibilità al tecnico, intervenuto al microfono di Roberto Gabellini. Mister Galli, digerito questo pareggio, comunque è un punto che si è preso, si è mossa la classifica. Sì, quello è un punto preso, però piano piano lo stiamo digerendo, però sono partite quelle che sono chiuse e le devi portare a casa. Purtroppo il calcio è una vita che è così, sono sempre gli episodi che ti condannano, ecco. Adesso bisogna essere concentrati, non c'è tempo per rilassarsi, perché con l'Aglianese sarà una partita durissima, che però con serenità eccetera potreste anche fare un buon risultato. No, e noi abbiamo ricaricato subito le pile con i ragazzi, glielo ho detto, e non stiamo a pensare a quello che è successo, perché purtroppo c'è subito un'altra partita contro un'altra squadra ancora forte, e dobbiamo triplicare le nostre forze. E noi andiamo lì, per carità, io rispetto tutti ma paura di nessuno, e andiamo lì, ce andiamo a giocare, ecco. Poi dopo sarà il campo a decidere quello che viene fuori, ecco. Volevo farti i complimenti per come hai messo in campo Camarà fuori dall'area e ha annullato completamente Butai, anzi l'ha innervosito, se così possiamo dire, perché in area può essere pericolosa la sua pressione, invece fuori dall'area è stata veramente una bellissima partita. Purtroppo quando incontri quei giocatori lì devi prendere un attimino di precauzioni. Io l'ho vista in quella maniera lì e posso dire bravo Camarà, che l'ha tenuto molto bene, e domenica ce ne sono altri che bisogna prendere con le pinze, ecco. Poi adesso poi valuterò bene. Sì, ci penso, però purtroppo nel calcio bisogna guardarle tutte, ecco, non c'è niente di scontato, e poi dopo, sai, sono sempre il rettangolo che parla, ecco. La concentrazione non mancherà, perché ovviamente è l'avversario di quelli tosti, quindi penso che tutti saranno molto concreti, determinati per... Quello di sicuro, non devono abbassare, ma chiunque, anche adesso se non è l'Aglianese, qualsiasi altra squadra, la concentrazione ci deve essere sempre, perché purtroppo sta squadra qui, io gli ho detto, siamo stati concentrati, non è bastato, bisogna essere ancora di più concentrati, perché... Purtroppo il secondo gol abbiamo fatto degli errori che dobbiamo arrivare a un punto di non farli più, ecco. Altrimenti se regaliamo sempre comincia a essere dura. Poi vai contro quelle squadre lì, c'hai la fortuna di fare due gol e andare in vantaggio, anzi tre, perché uno ce l'ha anche annullato. Sai, dopo un po' di rammarico, dai, ti rimane, però io spero, se sono come me i ragazzi, che io, cioè, l'ho già tramutata in positività, domenica sono sicuro che faranno una grande gara. Dopo il tecnico Maurizio Galli, spazio ai protagonisti in campo. Nell'ordine ascoltiamo l'intervista realizzata ai centrocampisti Moricoli, Manuzzi e al difensore Camarà. Per ultimo il pallone passa al responsabile dell'area tecnica Rino Danielli, che ripercuote la gara dell'andata persa contro l'Anianese e il pareggio ottenuto al Neri nel derby contro il Rimini. Moricoli, bel gol, ti dovrai ripetere domenica prossima, che è un'altra partita estremamente difficile, non dovete mollare un attimo. Sì, sono felice tantissimo per il primo gol in Serie D. E peccato per il risultato finale, che purtroppo è arrivato un pareggio, e sì, domenica, sabato ci dobbiamo ripetere e speriamo anche di fare meglio.
La squadra è di quelle toste, l'Aglianese, prima in classifica, si è rafforzata ulteriormente, bisogna stare molto attenti, guardinghi, e non mollare assolutamente. Assolutamente, hai parlato proprio bene, e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto anche in difesa, perché sono veramente forti loro, però noi sappiamo che possiamo fare il nostro. Ve la giocherete? Sì, assolutamente. Bocca al lupo. Viva il lupo. Non parliamo della partita di domenica scorsa, perché alla fine ci sarà stata sicuramente un po' di delusione. Sì. Però avete una partita sabato prossimo che è terribile, e solo con la concentrazione, la serenità, e sapendo che è una squadra potente, che potete fare una sorpresa ai vostri tifosi. Certo, ma le partite vanno tutte giocate prima di dire che di un risultato. Andiamo là e cercheremo sicuramente di portare a casa il massimo, poi vediamo quello che sarà. Comunque vedo che esprimete anche un bel gioco, eccetera, poi d'accordo, ogni tanto c'è qualche refolo di nebbia. Certo, proviamo sempre a giocare, perché è stata l'impostazione che ci siamo, diciamo, predisposti dall'inizio, e a volte si riesce meglio, a volte un po' meno, poi dipende anche dalle partite. Però sì, diciamo che cerchiamo sempre di giocare la palla. No, quello che a me ha veramente impressionato favorevolmente, perché siete riusciti a non far giocare una squadra come Rimini, e questo vuol dire essere bravi, e quindi purtroppo poi il risultato è stato quello che è, però avete fatto una bella partita. Sì, siamo partiti subito forte e dopo credo 15 minuti abbiamo trovato il vantaggio, quindi sicuramente ci ha aiutato, ci ha dato morale, e dopo abbiamo affrontato un'ottima gara. Peccato per come è finita, ma diciamo che sono episodi e ci possono stare, diciamo, all'interno di una partita. L'importante è muovere la classifica. Certo. Questo è. Tanto voi, il vostro obiettivo è salvarvi prima possibile. Il prima possibile noi dobbiamo salvarci, quindi anche sabato porteremo a casa punti, quelli che saranno a disposizione, e poi vediamo, per salvarci il prima possibile. Camara, complimenti per la partita che hai fatto domenica scorsa, perché hai annullato completamente Vutai, non gli hai fatto toccare un pallone e non hai preso ammonizioni, che vuol dire che stai crescendo, stai maturando, e comunque complimenti, veramente una bellissima partita. Grazie, sto crescendo molto, perché quest'anno avevo deciso di lavorare così con il mister, che mi ha parlato di stare sempre così, di lavorare sempre, e poi con il Vutai li abbiamo sempre lavorato su di lui, e poi il mister mi ha detto di stare sempre su di lui, di non fare girare, e quello che ho fatto. Sì, ma quello che è stato bello è che l'hai sempre tenuto fuori area, così hai evitato possibilità di un rigore, eccetera. L'hai proprio tenuto fuori e sei stato veramente attento. Sì, certo, perché lui è un giocatore forte fisicamente e anche tecnicamente. Non li tieni fuori, cioè calci, poi dopo prendiamo gol. E poi mi ha detto anche il mister di stare vicino, di non lasciare girare, poi quello che ho fatto. Bene, adesso con l'Aglianese avrai un compito ancora più duro, perché hanno dei giocatori fenomenali. Sì, hanno giocatori fenomenali, ma noi ce la giocheremo con tutti. Noi andiamo là con la stessa cosa, con lo stesso spirito che abbiamo iniziato contro Forlì. Poi lì non dobbiamo rischiare niente, dobbiamo giocare con tutti. Rino, superato lo scoglio Rimini, purtroppo con un pareggio, quando avreste meritato la vittoria piena, proprio perché vi hanno annullato un gol regolare, non hanno dato un rigore netto, però bisogna andare avanti. Adesso c'è l'Aglianese, un compito estremamente difficile. Molto difficile. L'Aglianese è veramente una squadra forte. Io ai tempi non sospetti l'avevo candidata alla vittoria del campionato, perché ho visto, l'abbiamo incontrata la prima giornata, anche se non era ancora, erano 6 mesi che non giocava, quindi ovviamente ad oggi è un altro tipo di squadra. Oggi ho visto che hanno acquistato un altro giocatore importante, un centrocampista, quindi una squadra che non vuole lasciare niente al caso e che ha capito che adesso può ammazzare il campionato, quindi sarà una partita molto molto difficile. Speriamo di approcciarla bene come abbiamo fatto a Rimini e di non fare più regali, perché ormai sono 4, 5, 6 domeniche che concediamo regali, e adesso basta.
Avete regalato, avete perso 2 punti domenica scorsa, ma avete combinato un casino a Rimini, che ancora si stanno ribaltando, facendo capriole, non sanno. È tornato Alessandro Mastro Nicola, si è dimesso il direttore sportivo, hanno lasciato ai ragazzi Ricchiuti, insomma un bel bailam. No, beh, quello ovviamente mi dispiace, perché a Rimini ci sono tanti amici e comunque è una piazza che a me è rimasta nel cuore, quindi quello ovviamente mi dispiace. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, noi dobbiamo rammaricarci, perché abbiamo perso veramente 2 punti e come ho detto subito dopo della partita, abbiamo con quell'errore lì del 2-1 abbiamo rianimato un paziente che era clinicamente morto. Però questo è il calcio, dobbiamo, come ho detto prima, cercare di non fare più regali e di andare già da sabato con l'Aglianese a fare una delle più belle partite che possiamo fare, tenendo presente che ovviamente la squadra è una squadra forte. Però gli stimoli saranno sicuramente quelli giusti, sapendo con chi avete a che fare. Sì, gli stimoli ci sono, ma gli stimoli non sono mai mancati. Noi adesso dobbiamo lavorare su quelle, abbiamo ridotto al minimo gli errori, però purtroppo non basta e dobbiamo azzerarli, quindi già da domenica o da sabato dobbiamo provare ad azzerare gli errori. Sarà difficile perché, ripeto, la squadra è una squadra veramente importante. Nella partita dell'andata con l'Aglianese siete stati puniti da arbitraggi che sono veramente dilettantistici, se vogliamo essere onesti. Me la ricordo bene quella partita, tant'è vero che dopo quella partita lì, se non sbaglio, l'arbitro Donna è stata sospesa per 2 turni, quindi ovviamente ha fatto degli errori clamorosi. Come ho detto prima, troveremo un altro tipo di compagine, perché è una squadra che adesso si è assestata, una squadra forte, e spero che gli arbitri non siano condizionati, perché ad oggi gli arbitraggi, ma non solo con l'Aglianese ma anche contro le altre, veramente sono stati molto 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 precari. Dopo il primo giro di boa si risale sulla giostra, 18ª giornata in programma, prima giornata di ritorno. Queste le sfide con il contributo dei colleghi di Romagna Sport: Corticella Bagnolese, Seravezza Forlì, Ghivizzano, Lentigione, Aglianese, Marignanese, che sarà anticipata al sabato, Progresso, Mezzolara, Fiorenzuola, Prato, San Maurese, Pro Livorno, Rimini, Real Forte Querceta, alta partita anticipata al sabato, Correggese, Sasso Marconi. Per questo speciale è davvero tutto, a risentirci fra 7 giorni.